Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Final Fantasy 8. Come potete vedere, ora ho Rinoa, Squall e Zell in squadra, perché la prossima missione che affronteremo dovremo per forza utilizzare Zell. Ho cambiato i miei junction e adesso tutti e tre possono, come potete vedere, avere tutte le statistiche equipaggiabili. A Rinoa ho dato Quetzal e Brothers, a Squall ho dato Shiva Seren e Diabolos, e a Zell ho dato Ifrit, Carbuncle e Leviathan. So perfettamente che dare due GF opposti tipo Quetzal e Brothers diminuisce la loro affinità, però sinceramente io non è che utilizzo per così tanto i GF, preferisco di più le statistiche. Ok, dirigiamoci per cui a Balamb. Tra l'altro non so neanche chi ha incontri zero. Ok, controlliamo... No! Scusate. Sì. Sì. Dicevo, non so chi ha incontri zero. Ok, avanza. Devi scendere un po'. Bene. Incontri zero. Chi ce l'ha? Lei c'ha solo gli HP. Ok, ce l'ha lui, però gli ho messo arriva la zona. Va bene. Camminiamo sulla strada ed entriamo a Balamb. Cosa diavolo è successo? Ma cosa succede? Ora la città è sotto il controllo della strega Aedea. L'ingresso è vietato, questa città è attualmente sotto il controllo di Galbadia. Ispezionate la città, dopo tocca a voi. Aspettate lì in silenzio. Ok. Che succederà a questa città? Cosa ne sarà di noi? Quando potremo rientrare? Se sapevo che fino a così avrei portato mia figlia con me. Speriamo che sia rimasta in casa. Ci hanno cacciato dalla città alcuni giorni fa. Mia figlia è ancora lì. Credi che i soldati di Galbadia siano ormai manipolati dalla strega? Eh già. Ehi voi, cosa avete da gironzolare qua attorno? Cosa vuole Galbadia da questa città? Cosa volete voi? Abitate qui? Sì, abitiamo qui. Faccia entrare. No, ingresso vietato vuol dire ingresso vietato, chiaro? Ma che diavolo dici? Ancora, si può sapere che cosa volete? Prima hai detto ingresso vietato. Significa vietato anche ingresso di informazioni? Peccato, avevo notizie su una certellione. Cosa? Aspetta. Parla, cosa sai? Non sono sicuro, ma credo di sapere dove sia. Facci entrare. Furbo. Se davvero avete notizie del leone, andate in albergo dal comandante. Ovviamente sarete ben ricompensati. Bene. Ok. Ci permettono di scegliere i nostri junction, io l'avevo già fatto prima. Guardate la nostra cara fonte energetica. Come va? Thunder. Lol, no, è stato qualche Thunder. Uno. Qui che cosa c'è? Niente. Ah sì, effettivamente c'è qualcosa che potrei fare. Mi serve comprare qualcosa al negozio, se non ti dispiace. Una coda di fenice. Tre pozioni. Panacea no, va bene così, la tenda pure per il momento. Ok, la pozione del GF, no, ne ho 30 di qui, no, dai, può servire. Una cosa che può servire effettivamente sono le gran pozioni e le cole di fenice. Dai, tanti soldi ce li abbiamo. Ok, vediamo un po' come sta la mamma di Zell. Ciao! Eh? Magari si trova qui? Mamma, stai bene? Zell, come hai fatto a entrare in città? Grazie alla mia geniale intelligenza. Ho detto che avevo informazioni sui leoni e mi hanno fatto passare. Ah, meno male. Avevo paura che ti eri messo a far botte coi soldati per passare. I soldati hanno detto che se causeremo problemi la strega incendierà questa città.
La strega idea è venuta qui? No, ma c'è una donna fra i galbadiani coi capelli grigi e un occhio bendato. Ah, Fujin! È venuta anche lei? Ci penso io a sistemare quelli. Sarà venuto anche Seifer? Se vogliamo, possiamo anche giocare a carte con lei, però. Io ho giocato a carte con lei abbastanza all'inizio del gioco e credo che giocherò ancora con lei in futuro, perché ha delle carte veramente utili. Che volete? Il comandante ha dato ordine di non far passare nessuno. Come informazioni su Elione? Che facciamo? Sarà vero? Se li facciamo passare senza controllare, ci levano lo stipendio pure stavolta. In questo esercito basta che qualcuno sia di malumore e ti levano lo stipendio. Se uno almeno potesse scegliersi il suo proprio superiore. Abbiamo informazioni importanti. Facci parlare con il comandante. Non so perché, ma hanno l'aria sospetta. Sì, infatti, sono proprio sospetti. Cercate il capitano. Parlate con lui. Ok. Siete arrivati al momento giusto. Visto i soldati camminano in città come se fosse la loro. Se c'era ancora il mio vecchio, gli avrebbe dato una bella lezione. Sai che c'è una ricompensa perché informazioni su Elione? Anche per notizie minime. Oh, interessante. Vediamo un po' se riusciamo a trovare il capitano. Parliamo un po' con tutti. Ti aspettavo, Zell. Devi vendicare il mio maestro. I soldati di Galbadia gli hanno rotto un braccio. Gli aveva solo chiesto una cosa. Ma dove andremo a finire così? Ah, se fossi più forte. Ok. Magari questo soldato sa dov'è? Ringraziate che questa città è ancora in piedi. Se la strega idea lo desidera, questa città sparisce in un attimo. Oh, c'è una fonte energetica qui. Ah, energia. Vabbè. Ehi, tu. Tutto il giorno accucciato a cercare qualche traccia. Il profumo del leone è l'unica traccia che il cane potrebbe trovare. Dici? Il capitano? Era qui che pescava. Era così contento di aver preso 4 pesci. Ha detto che li avrebbe mangiati subito. Ok. Quindi forse è andato al ristorante o qualcosa del genere? Proviamo. Vediamo. Li avrebbe mangiati subito. Dove potrebbe mangiare il pesce? Parliamo un po' con loro. Cercate il capitano? Cosa volete da lui? Se avete delle informazioni andate in albergo dal comandante. Come? Dove dorme il capitano? Che ne so io. Di sicuro non dorme né su un marciapiede né sopra un tetto. Come? Dove sta riposando il capitano? Me lo chiedevo anch'io. È sparito, che non sia in un posto segreto? Vediamo un po' se la mamma di Zer sa qualcosa. Oh! Prima è venuto uno di Galbadia e mi ha detto di prestargli la cucina. Credo che abbia arrostito del pesce. C'era cattivo odore dappertutto. Aha! Accidenti, non si può andare in albergo. Ok, riposiamoci in camera mia allora. Non volevo farvi entrare, ma visto che non ho scelta... E questa è la camera di Zell? Beh, non è brutta. Quello chi è? Tuo nonno? No, è l'uomo che più stimo, è un valoroso combattente. Non era solo forte, sapeva quando attaccare, quando ritirarsi ed era sempre freddo e composto. In poche parole, è il contrario di te. Cosa hai detto? È un'osservazione che non dovevi fare. Però, Squall, forse sei un po' troppo freddo. Beccati questa, Squall. È vero, ti manca un cuore passionale come il mio. Vabbè. Qui c'è lo skateboard. Voglio vedere se c'è una rivista. Huh? Che forza, posso colpire questa. Non so se la devo colpire un tot di volte per ottenere un oggetto. Però forte il fatto che la posso colpire. Ok. Salviamo. Perché dovrebbe affrontare 2 boss. Ok. Per cui tenetevi pronti. Ma che razza di pesce sarà che puzza così tanto? Non avrei mai il coraggio di mangiare una cosa simile. Ha detto che l'avrebbe mangiato con tutti gli ufficiali. Se va bene a loro. Ok.
Proviamo un po' a vedere se è tornato dai tizi che stavano al porto. Magari lo mangia lì. Vediamo. Mi hanno detto di usare il cane seguito per cercare il lione, ma il cane non riesce a fiutare le tracce del lione, perciò mi serve a poco. Oh! Idioti, ma avete fatto fiutare il cane? Che cosa sta succedendo? Proviamo a seguire il cane. Oh, sta correndo, quindi sì. Ok, il capitano ancora non c'è. Oh, che sia qui? Ok. Come il capitano? Il capitano è a fare un pisolino. Ops. Ah, no, no. È di ispezione. Non lo disturbate, di ispezione è molto occupato. Ok. Che succede? Ma è Regin. È Regin, andiamo. Che sia lui il capitano? Ehi voi, è pericoloso, non vi avvicinate. Proprio ora il comandante hanno visto il capitano e... Oh! Ai! Fujin, calmati! Facevo il mio dovere, io sono venuto a cercare il cane che mi era scappato. Pure voi però, aiutatemi. Dobbiamo calmare Fujin. Reijin! Voi? Cosa ci fate qui? Volevamo liberare Balamb, cioè vogliamo liberare Balamb. Seifer mi ha detto di darvi una lezione se vi vedevo qua. Datemi una mano, soldati! Battaglia boss! Contro Raijin! Mi spiace doverti battere un attimo, ma non ci posso fare niente. Allora, come potete vedere, ah, Thunder, Tandara, Shell e Protect. Niente che ci può servire. Proviamo a rubare invece. Può essere utile. È molto difficile rubare da lui, ve lo dico. Però, se riusciamo a rubare, magari possiamo ottenere due Force Up, anziché una a fine battaglia, quindi... Ok, nel frattempo... Oh, l'abbiamo addormentato. Accumula qualche Tandara. Ok, e Protect, vai. Effettivamente è utile avere il comando ruba assieme a colui che può addormentare. Impossibile rubare, va bene. Ah. Shell Protect. Voglio vedere se riesco a rubare. Dai. E sbam! Due Force Up, ottimo. Perfetto, proprio quello che mi serviva. Ok. E poi, ovviamente, proviamo ad addormentarlo di nuovo. Non possiede niente, lo so. Non è un boss difficile, comunque. Perfetto. Se volete, potete utilizzarlo per assimilare tutti i Shell e Protect che vi servono. Vi basta addormentarlo, effettivamente. Ok. E per non farlo svegliare vi basterà usare un GF. Squall, vai di Diabolos. Vediamo un po' se riusciamo a togliergli un po' di più. Nel frattempo voi accumulate, così almeno mi risparmio fatiche off camera. Poi Shell e Protect sono abbastanza utili come magie, quindi vai. Perfetto. Ok. Messaggero della notte. Regin di solito è affine all'elemento tuono, dal nome si capisce. Per cui Brothers dovrebbe essere anche un'invocazione molto utile contro di lui. Ah ah ah. 900. Oh, finalmente Diablos inizia a fare qualche danno come si deve.
Ok, continuiamo ad assimilare. Perfetto. Ok. E proviamo a usare Siren, tanto per cambiare. Non dovrebbe togliere molto comunque. Però voglio usare qualche GF diverso. Perfetto. Wow, 7 Protect, ottimo Zell. Continua così. Aia, come potete vedere attacca e taglio solo 200, non è niente di che. Uno Shell, perfetto, credo che Rinoa abbia finito di assimilare Shell. Ok. Voce del silenzio. Vai. Perfetto. Wow, 500, dai, no? Non è poi così male, 500 punti danno. Ok, Shell è finita. Protect. Tu Shell l'hai finito, devi andare con Protect. Almeno due personaggi con Shell e Protect finito. E intanto vedo se riesco a addormentarlo di nuovo. Vai, ogni tanto spero che esca Angelo alla carica, però non si può volere tutto. Bene. Ora stanno assimilando tutte e due Protect, ottimo. Oh, ok. Bene, ho tutto quello che serve. Vediamo, Leviathan. Tu invece hai ancora qualche Shell. Oh, perché ho usato Quetzal? Vabbè, non importa. Ta 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 ta. E infatti l'ho curato. Vabbè, troppo tardi. Ruggito oceanico, fai il tuo dovere. E Regin è della banda di Sefer, è il mio personaggio preferito. Yeah. Tra Fushin e Regin preferisco lui. Già. Bene. Rinoa, che puoi fare tu? Assimilare qualche Protect. E Zell attacca, voglio vedere un po' quanti danni fai. Ah, 131 perché hai Thunder attivato. Ok, ok. Angelo alla carica! Grande. Proviamo a usare Shiva e Brothers. E tu invece... Ifrit. Ok. Dopo queste tre mosse dovrebbe... essere sconfitto. Comunque. Vai. Oh, attacca, tanto per. Mi sono un po' scocciato di assimilare. Fiamme infernali! Vediamo un po' se Brothers riesce ad attaccare. Voglio vedere quanti danni li facciamo, ma... non so se ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Dovere fraterno. Siccome è l'elemento opposto al tuono, dovremmo riuscire a fare abbastanza danni. Vediamo. 500, va bene, va bene. Ok. Continuiamo ad attaccare con lui. Zell non può farlo. Non possiede niente. Boh, Zell non può proprio fare niente, quindi attacchiamo con loro due. Al massimo può usare un altro Ifrit, ma... giusto perché è un'animazione più veloce di Leviathan. Ok. Continuiamo ad attaccare. Aia. E... spam. Grande Rinoa. Ah, bel colpo. Pozione 12 AP, bonus magia.
Bene, sistemiamo anche il comandante. Calmati, Zell. Ok, non ti fanno mettere pausa. Sei tu il comandante, lascia subito Balamb. Raijin sconfitto? Proprio così, dove sono Seifer e la strega? Spacchiamo le ossa anche a loro! Zell, calmati. Fujin, sei sola ora, non vorrei mica combattere. Rabbia. Ah, non è sola. Chi è? Sono di nuovo in piedi. E sono pronto a combattere. Ma non t'avevamo sconfitto? Ok. Ok, ragazzi. Questa battaglia è molto, molto importante. Perché c'è un GF che potete assimilare da Fujin. È il momento di fare sul serio. Ok. Tornado. È una magia molto potente. Facciamo attenzione, l'ho utilizzata subito. Non perdiamo tempo e assimiliamo Pandemon. E proviamo a rubare. E tu vai con Carbuncle. Abbiamo rubato un Mega Elixir. Eccolo che iniziano a usare le mosse speciali. L'abbiamo addormentato effettivamente. Possiamo usare Energira su Zell. Proviamo a rubare di nuovo Raijin. Bene. Ottimo. Vediamo un po' se ci riusciamo. Intanto, Vagliore di Rubini, nel caso in cui voglio usare altre magie. Ok, però stiamoci attenti. Noi non potremo usare le magie. Brothers è un ottimo... è ottimo in questa battaglia. Per cui continuiamo a usare Brothers. E tu... continuiamo a usare Leviathan. Perfetto. E tu prova con Diabolos. Ok. Ci conviene utilizzare i GF perché sono addormentati. A proposito, dovevo controllare se sono riuscito ad assorbire il GF. Ok. Adesso velocizzo proprio tutto. Fujin, sì. Ok, Aero non mi serve. Accumulo giusto un po' di energia. Perfetto. Possiamo proseguire. Vai, questo dovrebbe fare abbastanza male. Perfetto. E messaggero della notte. Ottimo. Super attacco. Sbam. Perfetto. Fin quando sono addormentati è buono. Zan. Ok, non mi hai tolto granché. Il tono non dovrebbe curarti. Quindi teoricamente posso attaccare. Posso usare Aero su di lui se non sbaglio. Vediamo un po' com'è. Non è tornado, ma è qualcosa. Ok. Impossibile rubare. Va bene, va bene. Elione, dov'è? Non te lo diciamo mica, sai. Ok. Aero. Accumuliamo qualche Aero, ma... non è che serve molto. Sbam. Prima o poi riuscirò a rubare anche a lui. Smettila di chiederci dov'è il Lione, non te lo diremo. Tu vai di Brothers perché è quella che fa più danni. Attenzione. Non usate ovviamente magie di vento contro Fujin, così come non usate elementi tuono contro Raijin, ovviamente. Per cui direi che Leviathan è più che ottima come invocazione. 1000! Wow! Fantastico! Ancora impossibile rubare. Och! Non male! Gran pozione. Ok, te li tolgo subito quei 1000 danni con un altro Leviathan, sai? Non è che ci vuole poi così tanto. E intanto continuiamo a rubare, chissà magari glielo rubiamo questo fantomatico oggetto. 2 Force Up, ottimo.
Dovere fraterno. Ormai questa battaglia è sconfitta. Non è una battaglia difficile, anzi, è molto molto facile. Bene. Un altro Shiva, magari, che non ho ancora usato. Ok. E tu vedi ancora di Brothers. Polvere di diamante! Vai! E... ok. Uno è andato. Fujin, sono stato sconfitto! E se ne va con le Z. Ruggito oceanico! Ormai è fatta. Perfetto. Dai che ce la possiamo fare. E... spam. Io sconfitta. La guerra numero 2. 20 AP e Pandemon. Ricevete gli ordini dalla strega? Negativo. Non c'entriamo niente con la strega. Noi agiamo per conto nostro. Come sarebbe per conto vostro? Noi stiamo con Seifer. E allora? Che c'entra? Questa non è la guerra interna del Garden. Non ci tireremo indietro. Negativo. Seifer ha molti seguaci, ma lui si fida solo di noi. Quelli di Galbadia seguono gli ordini di Seifer perché temono la strega. Se noi lo abbandoniamo, Seifer rimarrà solo. Se siete suoi amici, ditegli di smettere di fare idiozie. Infatti. Affermativo. Noi non siamo amici che si danno via per due soldi. Siamo con Seifer in tutto e per tutto. Va bene. Capisco. Quindi non volete tornare al Garden? Credo di no. Va bene, non vi costringo. Vuoi dire questo? Vuol dire questo, amicizia? Dici sul serio, Squall? Basta con questo discorso. È duro sentire tutto ciò. Taci! Via! Ok. Che triste. Amici e nemici, sono le circostanze che li cambiano. Una frase che sento da sempre, ormai non mi stupisce più. Non mi stupisce più davvero, allora perché mi sento così ora? Andiamo. Dove andiamo? Eccomi qua. Cosa c'è? La nostra destinazione? Ci stiamo pensando. Dai, proviamo ad andare al Garden di Trabia, no? Sta proprio all'interno delle montagne. Forse la strega non arriverà fin là. Però non si può mai dire. Pensavo fosse stata distrutta dall'attacco dei missili. Ah, forse vuole andare proprio a verificare. Mettiamola tra le possibilità. Grazie. Ok. Partiamo, sì. Ricevuto. Visto che ho già i Junction attivi, per il momento mi tengo Rinoa e Zell. Bene. Ok, allora come potete vedere adesso qui si è liberato, ciò significa che possiamo fare quello che vogliamo. Allora, volevo andare un attimo in città effettivamente e controllare se all'hotel c'era una rivista, perché non mi ricordavo se l'avevo presa o no. Ok, è tornato tutto alla normalità in città, ottimo, perché vorrei provare a fare qualche missione secondaria. Ora ci troviamo in una situazione dove possiamo veramente esplorare il mondo a nostro piacimento. No, mi sa che questa rivista l'avevo già letta. Ottimo, ottimo, meglio così. Tra l'altro abbiamo ottenuto un nuovo GF che si chiama Pandemon. Allora, Pandemon ha diversi Junction, forza, elementi attacchi difensivi, velocità, assorbi, forza,
iniziativa, eccetera, eccetera. L'iniziativa è molto buona perché azioni immediatamente appena inizi la battaglia. Però mi piacerebbe mettere per il momento Junction, elemento difensivo per 2, e poi vedremo un po' il da farsi. È di tipo vento. Magari la metto a Rinoa. Ora come ora Rinoa è messa così. È l'unica ad avere 2 GF. E... ma sì, anche se non funziona bene con Brothers, chi se ne importa. Ok. Per il resto va bene così. Va bene. Per il momento me li tengo così, poi si vedrà che cosa potrò fare. Intanto per il momento non faremo chissà quali battaglie. Piuttosto mettiamoci incontri zero, non serve con Ruba, anzi no, sì, incontri zero e... perfetto. Ora non so se possiamo andare nella camera di Zell a salvare oppure Zell non ci permette. No, ormai potremmo entrare quante volte ci pare qua dentro. Ah, siamo anche metti di rango seed. Però non ci sarà il punto di salvataggio. Interessante, interessante. Ah, c'era qualcuno qui. Oh. Facciamo finta che sono morto. Ok, gioca. Che gioco strano. Vabbè. Comunque. Io adesso... credo che andrò a salvare. Già. Bene. E siamo tornati qui, alla mappa del mondo. E si salva. Bene. Per cui, ragazzi, io vi saluto qui. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!